Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Devo parlare un po' più piano perché Tomas sta facendo una specie di riposino. È andato a sciare. Ah, siamo a Cortina. Ormai la riconoscerete la casa. E ho ricevuto diverse richieste di fare un home tour di Cortina. L'avevo già fatto e, però magari ve lo rifaccio tra un po', quando ho rimesso un po' a posto la casa, perché adesso è un po' un disastro. Siccome ho filmato un video per Biotherm poco fa, è diventato un po' un set fotografico film eccetera. Tra l'altro devo disegnare un po' meglio questo sopracciglio, mi sto rendendo conto. Comunque vi faccio vedere lo splendido panorama, anzi usciamo così ve lo faccio vedere proprio dal terrazzo. Ta-da! Ta-da! Si sente il torrente qua sotto, ovviamente sui campi non c'è più neve, l'avete già visto scorso weekend quando siamo stati qua, però su in alto, sui monti, c'è ancora un bel po' di neve. Infatti Tommaso oggi è andato a sciare, perché qui a Cortina si scia fino al 1° maggio incluso, e noi saremo qua fino al 2 maggio, non lo so, e poi invece il 3 andiamo ad Amsterdam da De Melza. Non vedo l'ora di vederla e finalmente potremo stare anche un po' più all'aperto ad Amsterdam, perché altrimenti in inverno fa sempre tanto freddo, ci rintaniamo in casa. Quindi io adesso, siamo arrivati ieri sera in realtà, parecchio tardi, perché ci siamo fermati a mangiare lungo la strada. Abbiamo trovato un ristorantino non male che fa delle porzioni di pasta assurdo. Infatti noi siamo partiti, boh, prendiamo primo, secondo, e poi alla fine abbiamo mangiato solo il primo, perché c'era una montagna di pasta. L'ho messo su stories, forse l'avete visto, una montagna di pasta. Io l'ho presa agli scampi, che era buonissima, e Tomas invece ha preso i frutti di mare. Poi ovviamente anche il dolce l'abbiamo preso, ragazzi, non posso fare finta di niente. Che tra l'altro ho preso la meringata e mi hanno dato, di solito ti danno una fetta, due fettone di meringata con la cioccolata, una roba assurda. Dovremmo assolutamente tornarci in questo ristorante. Ed era a Vittorio Veneto, secondo me alcune delle ragazze lì mi hanno riconosciuto, ma non hanno avuto il coraggio di dirmi nulla, il che mi è dispiaciuto, perché sono sempre così contenta quando mi fermate. Comunque, fermatemi sempre se mi vedete, davvero, anche se sono in compagnia, anche se sono al cellulare o magari sembro imbronciata, perché ogni tanto mi perdo nei miei pensieri. Vi prego, fermatevi, sono sempre super contenta, davvero, ve lo giuro. Quindi adesso in realtà oggi è domenica, quindi giornata molto molto easy, però io volevo un attimino in realtà subito all'inizio di questo video, perché negli ultimi video avevo parlato del fatto di tutta quella faccenda che mi era successa con questo, so se chiamarlo stalker, anzi chiamarli, perché sono due persone, oppure molestatori telefonici, non lo so come devo chiamarli, e saranno le forze dell'ordine a deciderlo. E volevo solo aggiornarvi, perché ho visto che, so che mi volete tanto bene quanto io ne voglio a voi, e ho visto che vi siete anche preoccupati molto, quindi volevo, e mi scuso tanto se venerdì non sono riuscita a caricare un video, ma io venerdì sono stata, ragazzi, in polizia dalle 3 e qualcosa fino alle praticamente alle 9 di sera, quindi è stata veramente una cosa lunga. E sono andata anche giovedì in realtà dalla postale, ma mi hanno detto di tornare e di andare proprio in polizia, quindi così ho fatto. Ho chiesto, ovviamente ho raccontato tutto, quindi sanno benissimo chi sono, cosa faccio. Ho detto che io ho un popolo di persone che mi stanno vicino e che mi hanno consigliato di andare a denunciare, non sto scherzando, ve lo giuro. E ho anche chiesto ovviamente alla polizia se potevo parlarne in video, che cosa mi consigliavano, e mi hanno detto di dire soltanto testuali parole, cito: adesso è tutto in mano alle autorità e quindi lascio fare a loro. Questo mi hanno detto di dirvi, questo io vi dico appunto perché così mi hanno consigliato. Se fosse per me vi racconterei tutto, però è importante che sappiate che se ho il sorriso stappato in faccia vuol dire che, ok, che sono contenta in qualche modo. Quindi vi farò sapere quando posso, se quando potrò, vi farò sapere tutto, state certi. Comunque, appunto, dal mio sorrisone, dal fatto che sono molto più sollevata e molto più contenta, già potete capire diverse cose. Quindi voglio però davvero davvero davvero, perché non è scontato, ringraziarvi per il supporto che voi mi avete dato in questa situazione, perché io mi sentivo talmente sola, talmente scoraggiata, talmente triste, talmente continuavo a chiedermi, cioè, ma perché? Boh,
ancora adesso me lo chiedo. Comunque alla fine una cosa positiva è venuta fuori da tutto ciò e io ho visto il sostegno che voi mi date. Quando io vi ho detto che avevo bisogno di voi, non eravate lì fisicamente, ma era come avervi là fisicamente davvero, le parole, quello che mi avete scritto. E io mi sono fatta anche gli screenshot, dove è il mio cellulare? Mi sono fatta anche gli screenshot di alcuni commenti che ho letto, che mi avete lasciato, che mi hanno colpito. Boh, mi hanno colpito davvero, mi hanno colpito tantissimi. Uno in particolare mi ha colpito, anzi ce n'erano diversi che dicevano questo. E c'erano delle ragazze che mi hanno scritto: Nicole, questi non sono membri della tua family, perché se noi avessimo trovato il tuo numero ti avremmo avvisata, perché ci preoccupiamo per te, sicuramente non l'avremmo utilizzato in questo modo e non avremmo cercato, insomma, questi modi, insomma, non avremmo cercato di ottenere il tuo numero con l'inganno. E sono perfettamente d'accordo, lo so bene. E una ragazza mi ha scritto: sono contenta che tu abbia registrato, questo ti sarà in aiuto nel caso in cui andrai in tribunale, fai bene a non lasciare correre, non è scontato, tu sei un esempio per 618.430 persone, molte delle quali sicuramente hanno subito qualcosa di molto simile a ciò che è successo a te. So che tu avresti lasciato correre perché non sei una persona che vuole il male altrui e preferisci lasciare tutto tranquillo piuttosto che sollevare polveroni, casini o mettere in difficoltà le persone, chiunque esse siano, però se lo fai è anche per dare sostegno a chi non ha la tua forza, a chi fra questi 600.000 iscritti è stato zitto, non per il tuo motivo, ma perché non è in grado di alzare la voce quando serve, perché ha paura e non sa che fare. Quindi grazie per non essere rimasta zitta, io sono sicura che il tuo esempio sarà d'aiuto a molti. E questo commento me l'ha lasciato Sabrina Scansani, che io voglio tanto ringraziare, perché riassume molto quello che il ragionamento che io ho fatto quando sono andata in polizia, perché alla fine non mi sento di dare l'esempio, non mi sono mai sentita, non so chi, per poter dare un esempio, però nel mio piccolo posso far vedere che se si subiscono queste cose non bisogna lasciar stare, non bisogna star zitti, ma anzi bisogna denunciare. Quindi in questo sono molto contenta, e sono anche contenta perché anche Chiara, io so di tutta la faccenda che lei ha avuto, e sono contenta che anche lei sia andata dalle forze dell'ordine, eccetera. Mi raccomando, andateci sempre, qualsiasi cosa, se vi sentite che vi sta succedendo qualcosa che non dovrebbe succedere, qualsiasi cosa, ricordatevi sempre che la colpa non è vostra, che non siete voi il problema, e di denunciare sempre. Quindi sono contenta di questo commento, sono completamente d'accordo. E poi un'altra ragazza, il suo nickname è Glamour Impact, mi ha scritto: Nicole, da influencer devi dare l'esempio denunciando chi abusa del potere del web, è una tua responsabilità oltre che un tuo diritto, devi dimostrare che non è tollerabile un comportamento del genere, nemmeno per una bravata di ragazzini, chi sbaglia deve pagare. E anche qui sono molto 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 d'accordo, perché molto spesso purtroppo siamo portati a pensare, sbagliando, che sia ok fare sul web quello che nella vita non faremmo mai, se ci pensate, sia dire determinate cose, sia giudicare determinate persone, sia permettersi, ma che poi questa faccenda, per quanto mi riguarda, è sfociata in altro, cioè non è nemmeno sul web, è per questo che poi non ho potuto fare, cioè non ho potuto proseguire con la polizia postale, ma sono andata proprio in polizia, perché tutto questo alla fine non è, adesso io appunto non posso entrare nel merito perché mi hanno consigliato di dire solo quello che ho già detto, però non è sfociata anche in altro, quindi è per questo che è sempre importante denunciare, anche se le cose iniziano dal web, purtroppo può sempre esserci un proseguire di eventi, ma anche se dovesse essere solo sul web non significa necessariamente che non sia una cosa molto molto pesante e molto molto grave. Quindi sono assolutamente d'accordo, e noi alla fine siamo le prime influencer, le prime youtuber, magari tra 20 anni ce ne saranno tantissime altre e ci saranno generazioni, tra 100 anni io non lo so come sarà, però secondo me è importante che noi adesso in questo momento ci facciamo sentire quando ci sono queste cose, per far capire che non va bene, che non è normale. E qui mi ricollego sempre al discorso del bullismo, eccetera. Se penso a quello che può passare un ragazzo, un ragazzino delle medie, delle superiori,
quando gli succedono queste cose o peggio su internet, ti sembra che il mondo ti cada addosso, ti sembra di essere solo. Io ho sofferto di bullismo alle medie, ma non certo su internet, quindi io perlomeno quando tornavo a casa, vi ho fatto un video riguardo, lo sapete, io perlomeno quando tornavo a casa uscivo da quel mondo. Mentre quando tu subisci anche online, non hai scampo, non c'è uscita, cioè è sempre, sono sempre sempre lì. Quindi mi raccomando, qualsiasi età abbiate, parlatene, denunciate, non ve ne pentirete davvero, e spero di poter dare l'esempio in questo senso, anche se ripeto, io non mi ritengo nessuno per poter dare l'esempio, però visto e considerato appunto che ho questa family enorme e tanti tanti tante visualizzazioni, tanti follower, almeno posso far vedere quello che succede a me e posso raccontare e posso far vedere che io non sono stata zitta. Un'altra ragazza, Erika Alaimo, non so pronunciare il tuo cognome, se è il tuo cognome, scusami, mi scrive: ti posso parlare da ventenne, io le denuncerei, non ho mai dovuto fare uno scherzo telefonico per divertirmi, ho sempre trovato altri metodi costruttivi e soprattutto senza rompere le bip a persone che non c'entravano niente. Quindi sì, non farti impietosire e corri a fare quello che devi fare. Anche io ci sono passate per parecchi anni, chiamate dove mi deridevano, minacciavano e prendevano in giro la mia famiglia soltanto perché ero in carne. Un bacio tesoro, spero si risolva tutto. Assolutamente d'accordo, Erika, mi dispiace molto per quello che hai dovuto subire, purtroppo. Sapete cosa penso? Penso che la maggior parte delle persone a questo mondo, non la maggior parte, ma no, la maggior parte no, ma molte persone a questo mondo abbiano qualcosa che non va. E soprattutto non pensano alla frase che io penso molto spesso, cioè non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi se tutti vivessero con queste parole bene in mente, se ci pensate, molte molte brutte cose che succedono, sono successe, non sarebbero successe comunque. Sapete come la penso, mi conoscete, quindi sapete benissimo. E poi Veronica nei commenti mi ha scritto: lascia che il tuo sorriso cambi, perché io mi salvavo tutti gli screenshot, poi ho detto appena filmo il vlog li leggo con voi, ma sono talmente tanti i commenti che mi hanno colpito, ragazzi, che davvero io ho fatto lo screenshot dell'1% dei commenti che mi hanno colpito, erano davvero tanti tanti, siete mio popolo. Lascia che il tuo sorriso cambi il mondo, ma non lasciare che il mondo cambi il tuo sorriso. Tieni duro, è solo uno di quei periodi. No, un bacio enorme. Che questo commento mi ha aiutato tanto, perché questo è stato veramente un periodo no, da quando sono stata male a queste cose qui. Io praticamente, cade sempre tutto per terra, io praticamente ho passato da inizio marzo fino praticamente adesso che siamo quasi a maggio un periodo non proprio bellissimo, ecco. Ah, e volevo dirvi anche, se mi chiedete qual è il rossetto che sto indossando, perché spesso me lo chiedete, poi io quando voglio rispondere ai commenti mi dimentico che rossetto stavo indossando quel giorno. E questo è il Glossip Milano No Transfer Liquid Lip Tint numero 02 Soft Cashmere. Lo uso molto spesso, mi piace un sacco questo, sia come formulazione che come colore, bellissimo. Ci siamo, la casa è molto più decente adesso che ho rimesso in ordine e posso farvi il mini tour, anche se ripeto, l'ho già fatto qualche mese fa, ma lo rifaccio solo perché me lo state chiedendo davvero in tanti, quindi magari quel video non l'avete visto in tantissimi, però appunto lo farò breve perché alcuni di voi già l'avranno visto, credo, immagino. Comunque qui c'è la porta d'entrata. La porta d'entrata mi piace un sacco perché tutta questa casetta è fatta molto stile montagna, tutta in legno, quindi c'è anche un bel, come si dice, una bella atmosfera. Quindi questa è la porta d'entrata e poi quando entri questo è quello che vedi, c'è il corridoio principale della casa. Ultimamente abbiamo aggiunto questo tappeto che è davvero bellissimo, secondo me ci sta molto molto bene. Subito alla vostra destra qui ci sono alcune mensolette, hanno sfruttato davvero, la mamma di Tomas è quella che si ingegna e quindi ha sfruttato davvero molto molto bene tutti gli spazi, anche se è piccolo ci sta un sacco di roba incredibile. Quindi qui ci sono queste mensole, mi piace un sacco anche che sopra i caloriferi ci siano questi inserti in legno, portaombrelli, e qui c'è il bagno che devo dire che è anche parecchio grande per una casa cortina, lavandino, io, ciao! E poi qui c'è la doccia, che eccola qua, di solito io non so perché la tengo aperta, sembra un po' più grande l'ambiente. Lì ci sono i prodotti
Questo quadro molto carino. Tomas ha voluto mettere l'orologio in bagno, rendiamoci conto. E poi altra mensoletta dove metto sempre le mie cosine. Qui c'è la lavatrice, non la usiamo quasi mai, ma se c'è bisogno, dei sanitari. E questo è quanto. Poi ci sono altre mensolette, anche questo è molto bello per appendere gli asciugamani. Poi ci sono altre mensolette, un'altra mensoletta là sopra. E poi qui c'è insomma un sacco di spazio per le varie cose. Poi usciamo e appunto ci troviamo in corridoio. Qui c'è un appendiabiti molto utile, quadretto. E poi qui c'è una panca, contenitore, quindi all'interno abbiamo messo scarpe e roba del genere. Qui invece ci sono i cosi dei tiramisù che dobbiamo restituire al ristorante che ci ha dato i tiramisù per casa. E poi qui c'è questo specchio, che è uno specchio antico, quindi quando mi faccio le foto qui ci sono sempre queste macchie, le vedete, ma è appunto perché è uno specchio antico, non è che è sporco. Comunque è molto molto bello come specchio questo, eh? Molto molto bello, molto rifinito, con questi dettagli. Poi qui c'è, subito dopo la panca, c'è la stanza matrimoniale principale. Io adesso ve la faccio vedere in velocità, ma c'è Tomas che dorme, quindi facciamo veloce. Come avete visto c'è qui, l'ho fatto qui, ok, seleziono sempre i tasti che non dovrei cliccare. Qui c'è appunto la stanza matrimoniale più grande, insomma sono due stanze matrimoniali, però questa è quella un attimino più grande, quindi c'è poi anche tutto un armadio fatto su misura, tutto in legno, molto bello. E poi qui c'è la continuazione del corridoio. Una volta usciti dalla stanza, lì porta d'entrata bagno. E poi di qua si continua per il corridoio, c'è questo mobile, qui abbiamo pentole e poi qui vabbè utensili vari che possono sempre servire. E poi mi piace un sacco che ci siano tutti questi dettagli in argento. Poi proseguiamo e qui c'è il soggiorno, lo conoscete bene se vedete i miei video da un po'. E qui c'è questa credenza anche molto molto bella, con tutti questi piatti e queste caraffe, tutte, se non sbaglio, sono tutte in argento. E poi qui c'è il divano, che è un divano letto, quindi in realtà possiamo ospitare, cioè ci stiamo in sei in questa casa, quindi abbiamo due posti qua, due posti nella prima matrimoniale, altri due nell'altra matrimoniale. Poi anche questo tappeto è molto molto bello. E sì, qui c'è questo tavolo che è anche molto, sinceramente, molto funzionale, perché ci sono 1, 2, 4, 6 posti, ma volendo, insomma, qui ci stanno anche 3 persone, insomma, quindi alla fin fine si riesce a fare un bel pranzo, una bella cena in compagnia. E poi lì, vabbè, c'è la televisione, altri armadietti, lì ci sono i bicchieri, altre cosine anche lì. Poi c'è questa zona relax con i libri, qua dietro ci sono libri e riviste. E poi c'è, queste tende sono anche molto belle. Poi ci sono queste altre tende che sono in coordinato anche con la fantasia dei cuscini, delle sedie, anche della panca. E poi vabbè, la vista stupenda, io ve la faccio vedere sempre perché mi lascia sempre incantata, scusatemi se sono ripetitiva. E poi da questa parte invece c'è un'altra parte della casa. Qui subito a destra c'è la nostra stanza da letto, che anche se quella più piccola, anche quando siamo qui da soli andiamo sempre in questa stanza qua perché ci siamo affezionati. E anche qui è piccola, ma ci sta un sacco di roba, ragazzi. Allora, è stato fatto tutto su misura, lì ci sta un sacco di roba, armadi anche lì nei comodini, qua tutto il letto e contenitore, anche l'altro che vi ho fatto vedere è contenitore, quindi qua veramente da questo video potete prendere un sacco di spunti per arredare una casa piccolina, perché in questa casa, ve lo giuro, c'è tutto lo spazio di cui abbiamo bisogno e più. Quindi secondo me davvero potreste prendere qualche consiglio utile dalla mamma di Tomas, che ha architettato e si è ingegnata. Qui c'è un altro armadio, anche questo è molto capiente,
anche se non sembra, ma è molto capiente. E poi lì c'è l'uscita al terrazzo che vi farò vedere tra un po'. Dietro la porta ci sono altri appendini. Medaglia di Tomas dello Sci Club Cortina, poi era iscritto. Anche queste lenzuola sono bellissime, ma oggi dobbiamo cambiarle, anche se mi dispiace perché fanno molta atmosfera, che quel quadro con gli angioletti è bellissimo. E poi qui invece, questa è una zona un po' separata, vedete c'è una porta che separa appunto questa stanza da letto alle mie spalle e la cucina. E vi faccio vedere anche la cucina, anche questa è piccolina ma super 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 funzionale. Allora entriamo, ve la faccio vedere meglio. Anche qui sopra la porta c'è una mensoletta. Poi qui abbiamo tutti belli armadietti della cucina, ovviamente i fornelli. Qui c'è un frigorifero nuovo che è stato cambiato da poco e ci sta perfettamente. Altri armadietti e lo vedete, un'altra scansia, multiscansia come si chiamano, ad angolo. E anche queste finestre danno sul balcone, adesso vi faccio vedere anche il balcone, che è anche molto grande perché vedete sta piovendo, fa freschetto qua devo dire, beh guardate quanta neve, io scommetto che lassù in questo momento sta nevicando, wow. Però qui c'è un'aria che è mille volte più buona rispetto a quella di Trieste. E qui, allora, questo è il balcone, che è appunto molto molto lungo. Questi dovremmo cambiarli, li avevamo messi in inverno. Qui c'è, soggiorno, qui c'è una panca che contiene altre scarpe, eccetera, racchette antiche. E poi si prosegue, qui c'è la nostra stanza, mi sono dimenticata di spegnere la luce. Qui c'è un altro armadio molto molto grande, questi sono gli sci vecchi della nonna di Tomas, li usava lei, guardate che roba, incredibile quanto siano cambiati adesso. E queste erano le sue, come si chiamano, racchette? No, come si chiamano? Non lo so, aiutatemi, bastoncini dai, incredibile. Qui è sempre vuoto. E ci mettiamo le valigie per non tenerle in camera. Finalmente sto usando il mio trolley Louis Vuitton. Sì, lo adoro. E poi, sì, sta proprio piovendo parecchio, devo dire. E poi qui si prosegue perché il terrazzo fa angolo. E qui c'è un altro appunto pezzetto di terrazzo. E qui c'è un altro frigorifero più grande con il freezer, con roba da mangiare in modo da non doverci portare sempre tutto dietro. Qui invece c'è la bombola del gas, quindi molto molto figo, molto utile. E adesso vado finalmente a fare qualcosa da mangiare perché davvero fame, ho messo a posto tutto quanto. E, e poi un'altra figata è questo, qua sotto c'è un tavolino di legno che si alza e poi possiamo fare colazione qua, è bellissimo. Sto preparando la pasta, Tomas sta ancora dormendo, poverino, mi dispiace troppo svegliarlo, quindi... perché già il fatto che sia riuscito ad addormentarsi è una specie di miracolo, perché gli faceva parecchio male al ginocchio. Però lui, siccome dopo l'incidente che ha avuto, ha dovuto ovviamente prendere molti antidolorifici, adesso non vuole assolutamente più sentire parlare di antidolorifici, quindi non ha voluto prendere antidolorifici. Volevo appoggiarvi qui sul davanzale, ma penso l'inquadratura sarebbe proprio il massimo. E quindi non ha preso antidolorifici e sono sorpresa che si sia riuscito ad addormentare con i dolori che ha. Ma io gliel'avevo detto di non andare a sciare, solo che lui non mi ascolta. E questo è il risultato se non ascoltate le vostre mogli, ragazzi. Questo è il risultato, capito? O le vostre fidanzate, è uguale. Stavo cercando di appoggiare la videocamera in un punto dove posso parlare. No, io continuo a detestare questi baby capelli, ma cresceranno mai? Non si sa. Sto preparando questa pasta, non so come si chiami. Comunque è una pasta corta, come si chiamano, non lo so. E poi vicino metterò olive verdi, rigorosamente le saclà, e tonno. E questo è quanto. Niente di che, perché io non so cucinare granché, quindi... Però almeno non faccio soffritti e roba poco sana, anche se sono buoni i soffritti, però... io in realtà scolo l'olio via del vasetto... Poi faccio il tonno a pezzettini, lo metto nella pasta quando è pronta, poi metto giusto un filo d'olio di casa che abbiamo, che è buonissimo, a crudo, e poi ci metto dentro le olive e questo è quanto. Lo so, cucino come una dodicenne, però non so fare altro, quindi questo è quanto. E mio pupetto!
Ciao pupetto mio, si è svegliato Tomas, non so se l'ho svegliato io che chiacchieravo alla videocamera. Alla fine ero un'oretta, dai. Sì, avevi bisogno di riposo. Sì. Qui, ghiaccio sul ginocchio, ascoltate le vostre mogli quando vi dicono di non fare qualcosa, perché poi... Tana. E guarda che film guardiamo adesso. Sai che non ho ancora capito che film è. Sto guardando io. Ma è La Maschera di Ferro o sono i Moschettieri? So che l'abbiamo già visto tempo fa. Scrivere sopra. Niente, oggi la gara dalle 19 Formula 1. Non lo so, però so che l'abbiamo visto ed è un bel film. E io, la mia pasta è finalmente pronta, quindi mangerò guardando questo film che ancora non abbiamo capito di che film si tratta. Il re noto come Luigi XIV portò al suo popolo cibo, prosperità e pace. E viene ricordato come il più grande sovrano nella storia di questa nazione. Siamo sul passo Falzarego, ragazzi, a 2105 metri, non perché lo so, ma perché ho controllato. 2105 metri, sta piovendo. E c'è ancora... Però c'è ancora neve. Guardate sì. Quanta neve! Io ho pochissima batteria, quindi purtroppo non potrò filmare ancora tanto fino a quando torniamo a casa, ma guardate che roba, ragazzi! Guardate che roba! Wow! E là, quanto hai detto che sono i metri lassù? 3.225 mi pare. Mamma mia, 3.225. Qui c'era scritto almeno su Stories, poi non so se è vero che ci sono 2 gradi. Io ho il piumino, ragazzi. Ma è davvero bellissimo. Ed è bellissimo. Questo è il periodo migliore, secondo me, a Cortina, perché non c'è nessuno, si sta in pace. Detesto quando è pieno di gente durante le festività. Invece adesso è stupendo. Ah, hai preso la chiave, infatti avevo paura. Per sicurezza. Fuori. Sai com'è, non sarebbe proprio. Per sicurezza. Questa è la pista che arriva giù, vedi? Questa? Sì, questa è la pista che arriva giù. Mamma mia. Parti da sopra, da 3200. No, vabbè. Con la funivia e poi vieni giù fino a qua. Ah, ok, c'è la funivia. Sì. Porta su, mamma mia. Sì, questa. E poi questa... scusa, sci fino a qua? Fino a qua, sì. Wow. Sì, questa funivia adesso è già chiusa, già da 2 settimane, perché adesso si scia in falore dall'altra parte. Però comunque c'è neve, si potrebbe volendo, no? Si potrebbe, sì. Però, boh, così è. Guarda che roba, dopo domani è maggio. Sì. Probabilmente nel sud Italia sono al mare e noi siamo qua con la neve. E guardate quanta, ragazzi, guardate quanta. Neanche poca. Wow. Sono le cinque torri. Tomas è molto fiero della sua camicia e voleva farvela vedere. Che a me non piace perché non ha il colletto. Non ha il colletto, però mi piace come colore, così non è male. A me piace come ti stanno le berette, gli orecchini. Sono i miei preferiti. Sì, ti stanno bene, stanno proprio bene. Facci vedere questo outfit in velocità, dai, che eri così fiero prima. Oggi non ho messo neanche il gel. Sì, questo è diciamo un punto in meno, tagliamo la capigliatura. E poi nuova cintura, facci vedere questo outlet. Nuova cintura. Sì, voilà. E poi braccialetti. Sì, di dubbio gusto. Che in 3 gli abbiamo consigliato di non prendere, lui li ha presi comunque. No dai, sono carini. Cosa abbiamo ordinato? Racconta. Abbiamo ordinato io non una solita, questa volta un po' diversa. Abbiamo preso quasi uguale. Io ho preso una bufala con aggiunta di prosciutto crudo. E io ho preso una margherita, no, io ho preso una crudo, però al posto della mozzarella normale la bufala. Solo che tu hai i pomodorini, ma è la stessa cosa praticamente. Ah sì. non mi sono neanche accorto. E poi io, come al solito, notare Coca Zero e chiedo sempre la cannuccia. E ce l'hanno, C'era. E Tomas invece salutare acqua. Io sempre acqua. Volevamo andare alla prosciutteria e invece ci hanno sbattuti fuori perché hanno già chiuso alle 9:20, erano già chiusi. Mannaggia.
Però gli abbiamo tornato tutti i contenitori del tiramisù. Sono arrivate le nostre pizze, enormi pizze. Cosa ti sembra? Praticamente la stessa pizza, stessa roba, però ordinata in maniera diversa. Sì, no, però la tua è i pomodorini, io invece ho doppio pomodoro, l'unica roba che cambia praticamente. Buon appetito. Buon profumo. Notare che mi avete detto tutti che la vera pizza napoletana, boh, questa non è una napoletana, ma pizza, la vera pizza si mangia con le mani, ragazzi. E Tomas sempre. E Tomas è un vero napoletano inside. Magari sarei subito napoletano. mi piace il Napoli. E la pizza? Il Napoli e la pizza, e Maradona. Napoli, la pizza. Sì, no. E Maradona. Io invece mi dispiace, scusatemi, ma io la taglio per non sporcarmi le mani. Non sono una vera napoletana, scusatemi. Ok. Io ho preso la degustazione come dolce di cioccolato, quindi ci sono vari tipi di cioccolato. E Tomas, non sei tanto convinto. Io ho preso una specie di tiramisù. Una specie di tiramisù, che sembra molto invitante. Siamo tornati a casetta nostra. Io mi sono messa la mia maglia fighissima dei mini pony. Sì! Che cosa c'è scritto? Non lo so. Mini pony? No. I want a pony, sì! Bellissima, sono innamorata. Ho preso anche un altro pigiamino, magari dopo ve lo faccio vedere. Sempre dei My Little Pony. Io ho visto su Asos, sono uscite un sacco di robe sui mini pony, My Little Pony, e devo prendere tutto. Certo, super che il mio naso oggi è particolarmente rosso. E Tomas non ve lo posso far vedere che è in disabilie. E io adesso mi faccio un bel tè caldo, anzi, qui l'acqua bolle, quindi direi che ci siamo. E poi mi sono portata dietro, notare che tra l'altro questo video non è neanche sponsorizzato, perché proprio mi piace un sacco questo tè. Infatti, notare quanto me ne è rimasto. Però ragazzi, mamma mia, un profumo buonissimo. E gli ingredienti sono super pezzi di mela. Oh, non si vede niente. Vabbè, ve li farò vedere comunque nel prossimo. Ah sì, pezzi di mela, zenzero, citronella, liquirizia, spicchi d'arancia, aromi naturali, pezzi di vaniglia, fiori d'arancio. Ed è questo, assieme a quello azzurro, sono i miei preferiti. Ed ho anche, perché li ho usati l'altra volta, ho questi, eccoli qua. Come si chiamano? Non so come si chiamino questi. Sono quei cosi che si riempiono per fare il tè, ovviamente. Ma non so come si chiamano, che nome hanno. Ok, con una mano non ci riesco. Ma naturalmente notare le tazze mitiche con le renne, con la sciarpa, che anche se siamo quasi a maggio, ragazzi, a Cortina ci stanno sempre. Tomas è andato a nanna, io invece sono al montaggio di un mini video che ho filmato per Biotherm, che andrà online solo su Instagram, però un mini video di un minuto, spero vi piacerà, perché sembra ci sia poco lavoro dietro i video, anche quelli brevi su Instagram di un minuto, in realtà non è così, però spero davvero che vi piaccia. E tra l'altro ho scoperto questo siero che si può usare come illuminante, figata, ma vedrete. E quindi sì, sono al montaggio. Ho già modificato anche diversi scatti che ho scattato oggi, ho fatto oggi qualche fotina, però ovviamente, come sapete, modifico sempre un po' le foto, i colori, in modo che si veda meglio il paesaggio, eccetera eccetera. E poi invece mi metterò al montaggio di questo vlog. Per fortuna sono riuscita a convincere Tomas di non andare a sciare domani, perché ha forti dolori al ginocchio, e lui pazzo come voleva andarci comunque, però cioè non è che l'ho convinto, gli ho detto tu domani non vai a sciare, perché cioè se non vuole ascoltare il medico almeno deve ascoltare me, quindi l'ho probabilmente costretto. Però dice che ok, che domani non va, però dopodomani sì, quindi almeno un giorno ci sono riuscita, vedremo. E niente, io a questo punto vi do la buonanotte. Spero sia stato lungo abbastanza questo vlog, perché non so quanto abbiamo filmato, di solito più o meno so, invece oggi non ho idea, però spero che vi sia piaciuto. Mi siete mancati tanto, perché venerdì e sabato e domenica non ho caricato video, e 3 giorni è un'eternità, di solito già solo sabato e domenica mi sembra tantissimo, quindi con il venerdì anche di mezzo è stato davvero troppo, ma appunto come vi ho detto venerdì scorso è stato folle, cioè non ho avuto un secondo in polizia, ci sono stata praticamente per metà giornata, anzi di più,
E quindi questo è quanto, però sì, recupererò questa settimana, promesso. Grazie ancora per tutto il supporto che mi state dando, perché aiuta tantissimo davvero, e non credo vi rendiate neanche conto di quanto mi siete d'aiuto. Quindi vi bacio tantissimo, vi mando un abbraccio forte 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 forte, mia family, forte 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 ancora, ok? E noi ci vediamo domani martedì con un nuovo video. Ciao.